Il mercato si è dunque concluso con novità significative per il Perugia. Sono arrivati l'esterno sinistro Andrea Beghetto, perugino di nascita, un ritorno il suo, visto che anche l'anno scorso era arrivato in prestito alla società biancorossa. È arrivato Samuel Di Carmine, attaccante che ha segnato già la storia del Perugia, avendo segnato 38 gol con la maglia biancorossa in 3 stagioni precedenti. Ed è arrivato anche Paolo Bartolomei, un centrocampista di esperienza, dunque un arricchimento totale per la squadra di Castori, anche perché non sono partiti i nomi che si erano dati come probabili cessioni, e cioè Juan, il giocatore di 22 anni cresciuto, esploso nel Perugia, Christian Juan, centrocampista, e Federico Melchiorri, l'attaccante di 35 anni, che dunque rimane tra i 6 attaccanti di cui ora la rosa biancorossa può contare. È stato un mercato singolare, visti che sono partiti 20 nomi e ne sono arrivati 14, quindi un rinnovamento sicuramente significativo. E c'è la curiosità del fatto che Beghetto ha scelto il numero 33, 18 è invece il numero di Di Carmine per la maglia, e 16 quello di Bartolomei. Con questi giocatori dunque ora Fabrizio Castori dovrà cercare di cogliere l'obiettivo della permanenza nella cadetteria, e già domani sarà un impegno pesante, visto che la squadra andrà a giocare a Brescia con un'altra curiosità di giornata, e che cioè l'arbitro della gara sarà una donna. È la prima volta che il Perugia incontra una donna arbitro sul proprio cammino. Questa donna si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, è una livornese, una giovane signora, e speriamo che rappresenti una svolta per il Perugia, così da ricordare questa data per una curiosità, appunto un arbitro donna, ma anche per un risultato favorevole ai colori biancorossi. Mentre il Perugia affronta il Brescia, la Ternana in casa se la vedrà col Cosenza, una squadra che stava andando bene, che domenica scorsa ha perso a Parma. Anche la Ternana ha avuto il suo colpo finale sul mercato, proprio negli ultimi minuti è arrivato un difensore, Valerio Mantovani, dalla Salernitana. In effetti i problemi più evidenti della Ternana riguardavano e riguardano la difesa, ha subito 6 gol nelle ultime 3 partite di campionato, e quindi il presidente Bandecchi è corso evidentemente ai ripari.